La Bohème di Giacomo Puccini è la penultima opera della stagione operistica estiva della Fondazione Arena, prima del nuovo allestimento di Romeo e Juliette di Charles Gounod. L'opera pucciniana viene riproposta dopo il grande successo del 2007, rinnovato anche in questa ripresa. Il regista Bernard Arnault, presentando dell'opera una versione verista, ha armonizzato la scenografia sull'ampiezza del palcoscenico dell'Arena, lasciando tuttavia spazio alla visione favolistica del sogno bohémien fino alla morte di Mimì, momento che segna la fine della gioventù degli amici che le sono intorno. Mimì in quest'opera rappresenta una figura fragile, delicata e controversa, ma nello stesso tempo volutiva. Interpreta questo ruolo Fiorenza Cedolins, grande soprano friulano. Il suo personaggio è un personaggio dolce nella drammaticità. Sì, molto dolce, molto. Io ci aggiungo anche un pizzico di pepe, perché trovo che Mimì è comunque una ragazza che, come tutti i giovani, ha voglia di divertirsi, ha voglia di vivere con gioia, con allegria, per quanto sempre con un carattere, con un, così, una sensibilità e una certa timidezza. Quindi bando alle Mimì tristi dal primo ingresso, così emaciate, comunque una Mimì allegra, giovane, fresca. La Bohème è forse l'opera di Puccini più amata e rappresentata nel mondo. Il soggetto è tratto dal romanzo Scène de la vie des Bohèmes di Henri Murger del 1845, ripreso da Puccini su suggerimento di Ruggero Leoncavallo. Il libretto è stato scritto da Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La prima dell'opera ha avuto luogo al Regio di Torino nel 1896 sotto la direzione di Arturo Toscanini, non ancora trentenne. Nell'edizione areniana il bohémien Rodolfo è interpretato da Marcelo Alvarez, uno dei tenori più acclamati del momento. Bene, e cantare di nuovo Rodolfo qui è un piacere, ma soprattutto una sfida, perché è un'opera generalmente intimista. E fare trasmettere questa energia significa per noi duplicare, triplicare tutte le nostre capacità di esprimere in un palcoscenico. Della eccezionale compagnia di canto della Bohème areniana da segnalare il soprano russo Natalia Kraevsky, bravissima musetta. Completa il cast Vincenzo Taormina Schonard, Andrea Mastroni Benoit, Luca Salsi Marcello, Dejan Vakchov Collin e Angelo Nardinocchi Alcindoro, direttore John Neschling. Yeah.